diviene vittima di campagne denigratorie di ogni tipo, ma non tutti lo considerano un pazzo. L'italiano Guglielmo Marconi, ad esempio, è il primo a frequentare il laboratorio del geniale inventore slavo. Più volte Guglielmo Marconi andrà a fare visita a Tesla e questo è importante per due fattori. Il primo è che ci sono in gioco due premi Nobel e poi anche una sentenza della Corte Suprema, ma torneremo a parlarne tra poco. La vita di Tesla è stata costellata anche da rarissimi ma molto intensi momenti di gloria. Grazie alla costruzione di un incredibile modellino di sottomarino radiocomandato, Tesla cattura l'attenzione di uno dei più grandi magnati dell'epoca, J.P. Morgan. Nel film dedicato alla vita di Tesla, il suo ruolo sarà interpretato addirittura da una leggenda di Hollywood. Orson Welles in persona. Tesla, this little boat of yours, Adam's been telling me all the tricks it could do. The same thing will work on a bigger scale. You can actually move energy, electrical energy, from one place to another. You can take the power you harness from Niagara and move it to my steelworks in Pittsburgh without any wires at all. There is no limit to the possibilities. Everything, the human voice, pictures, they're all just electrical impulses. And what's this place where you want to go and work on it? Colorado Springs. Look, Tesla, you fix it so I can send words without wires from one city to another and over the ocean without a cable. Just give me that and you can go to Colorado Springs or Timbuktu. Il leggendario laboratorio di Colorado Springs inizia la sua attività il 17 maggio del 1899 e dura per circa 7 mesi. È difficile riassumere in poche e semplici parole quello che Tesla ha scoperto in quei 7 mesi di esperimenti sui monti Pikes Peak a Colorado Springs. Certo è che quello che stava cercando, il suo obiettivo principale, era quello di trasmettere l'energia elettrica senza dover usare alcun tipo di cavo. Fino ad oggi la scienza ufficiale non è riuscita ancora a comprendere come Tesla abbia potuto realizzare tutto ciò. All'interno del suo laboratorio di Colorado Springs riuscì a creare fulmini artificiali con scariche di milioni di volt, lunghe fino a 40 metri. E attorno al laboratorio cominciarono a notarsi strani fenomeni. Perfino oggi, a distanza di oltre un secolo, le carte di intensità magnetica mostrano il terreno attorno al laboratorio con un campo magnetico più intenso dell'area circostante. Durante uno degli esperimenti, però, il generatore di corrente della El Paso Power Company andò in tilt, mandando in blackout l'intera città di Colorado. Tesla ci mette pochi giorni a riparare il danno, ma ormai la città lo odia. Gli tolgono la possibilità di riallacciarsi alla corrente comunale e il 7 gennaio del 1900 cominciano a smantellare il suo laboratorio e con esso centinaia di invenzioni. Sembra la fine per Nikola Tesla, ma non è così. Nel giugno del 1902, dopo aver ottenuto $150,000 da J.P. Morgan, Tesla apre un altro laboratorio, la Torre Wardenclyffe, situata a Long Island, nei pressi di New York, e dà nuovamente inizio ai suoi esperimenti. Ma un altro immenso ostacolo sta per porsi tra lui e le sue ricerche. Tunguska. Alle 7:14 del 30 giugno 1908, una devastante esplosione nelle vicinanze del fiume Podkamennaya Tunguska abbatte 60 milioni di alberi in un'area di 2150 km quadrati e il rumore dell'esplosione viene udito a 1000 km di distanza. Alcuni testimoni che si trovavano a 500 km dal punto d'impatto dicono di aver visto una nube di fumo all'orizzonte. Si pensa subito ad un meteorite,
ma non c'è traccia di cratere d'impatto, né di elementi riconducibili ad un corpo extraterrestre. Secondo alcuni studiosi di Tesla, il disastro che avvenne in quella località della Siberia è da attribuire al fatto che le apparecchiature di Tesla generarono dei campi elettromagnetici così intensi da determinare delle spaventose tempeste proprio in quella località. Probabilmente tutto ciò era e rimane una congettura. Ed il complotto che avrebbe prima diffamato e poi gettato Tesla nell'oblio era soltanto all'inizio. L'episodio più tragico della vita di Tesla, quello che ha segnato il suo destino, è quando J.P. Morgan ha smesso definitivamente di finanziare i suoi progetti. Ufficialmente tutto ciò accadde perché lo scienziato italiano Guglielmo Marconi era riuscito a effettuare la trasmissione radio attraverso l'Atlantico prima di Tesla. In quell'occasione J.P. Morgan disse a Nikola: «Era questo quello che volevo che tu realizzassi, e non quello che stai cercando di realizzare, e che probabilmente riuscirai a mettere in pratica chissà quando». Commodore, we send energy, all energy to the outer shell of the Earth, the ionosphere. Energy from the sea, the wind, energy from the sun. We no longer need to burn or destroy anything. We simply take what already exists and put it to our use in unlimited quantities. Mi hanno dichiarato pazzo nel 1896, quando ho annunciato la scoperta dei raggi cosmici. Ripetutamente si sono presi gioco di me, e poi, anni dopo, hanno potuto verificare che avevo ragione. Ora presumo che la storia si ripeterà al momento in cui affermerò di aver scoperto una fonte di energia finora sconosciuta, un'energia senza limiti, che può essere incanalata.